Io non amo il gelato, però questo è proprio buono. E ragazzi, ragazzi, sono Silvio, oggi siamo per un nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo qui, tornati con un video in cucina abbastanza particolare. Avete presente che adesso è tipo uscito questo nuovo gelato? Questo qui, questo sarebbe il gelato al Kinder Bueno. Io in nessun supermercato italiano, almeno di Roma, sono riuscita a trovarlo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se almeno... se riuscite a trovarlo nella vostra città, perché seriamente o va a ruba appena lo mettono oppure non l'hanno ancora distribuito. Detto questo, proprio per questo motivo ho pensato, ma se non posso avere il gelato al Kinder Bueno fatto in una fabbrica, perché non posso alzare la mattina ogni volta, guarda ogni volta che registro sempre a bere, perché urli? Ho pensato, per quale motivo non posso farmelo direttamente da casa? Quindi, che cosa ho comprato? Kinder Bueno rotti, panna montata rotta, uovo, questo non lo rompiamo. Usate nient'altro? I bastoncini, 20 ghiaccioli, dovete mangiarli tutti. Oh, abbona la volta. Oh, dai, quello al limone sacrifichiamo. Ok, abbiamo cambiato la postazione. Qui abbiamo una ciotola, una pentola, un frullatore, le ovette, il Kinder Bueno e la nostra panna montata. Cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere i nostri Kinder Bueno. Ragazzi, dovete sapere che io sono un'esperta in cucina. Infatti in questo video la madre non c'è. Tu mi aiuti però, eh? Ok. Mi hai regalato il cellulare, io non ti aiuterò. Per sapere cosa è successo, cliccate qua o qua. Ok, andiamo a spaccare in tanti... Mamma mia, che fame. Ecco là, andiamo a spaccare le mani. Io sapevo. Usa racina. Così va bene. Andiamo a spaccare. No. Questo è il risultato. Adesso fa un pochino schifo. Tu ce l'hai altre passioni. Io lavoro. Tutti rotti. Che faccio? Come faccio? Mi calzo. Gattetto. Ok. Ok, ci sono riuscita. Lascia posto anche per la panna, amore mio. Cioè, dove metti la panna adesso? Prendi un altro ovetto. Con le mani. Certo, lo mangiamo noi. Bravo, l'hai rotto. Era intero, ma. Ma perché è troppo sciolto? Era intero. Riempiamo i gusci. Ma era intero, ma. Chiudi, non me ne frega niente, attaccali. Attacca! Meno male che è bianca. Questa è la panna da montare? È scritto panna da montare. Dai, ancora. Brava, va, lavora più in là. Noi invece andiamo a fare un'altra cosa. Adesso andiamo a prendere questi e andiamo a togliere dagli stecchini. Cioè tipo, ti prego, puoi passarmi, no? Dai, no, per favore. No, ma ti prego. Dai, per favore. Dai, mamma, per favore. Stiamo montando o no? Stiamo montando o no? Perché no? Non lo so. Come non lo so? Sei una cuoca, come puoi non saperlo? Dai, veloce. Dov'è quella ciotola lunga? Mi serve una ciotolina piccola. No, quella volevo io. No, mi serve, Silvia. Come ti serve? Perché non si sta montando. Ok, allora dammi quella mia. Qua dentro andiamo a metterci a pulire i ghiaccioli. Pizza, sto sporcando tutta la cucina. Ma non si monta. Non lo so perché. Chi è io? Padre, sì, io faccio. No. Come facciamo ad aprirli? Dove sono i ghiaccioli? No, è già rotto questo. No, piano. Dove i ghiaccioli? Aspetta. I ghiaccioli dove sono? Lo sciolto. Perché ti servono? No. Mettiamo qua dentro. Ok, questo no. Non è vero, pure questo un pochetto. No. Tutti rotti. Che faccio? Come faccio? Come faccio? Ah, ecco, piano via la rabbia. E poi lo unisce. Come fa? Quando si solidifica. Vediamo la sorpresa. Ecco, il ghiacciolo adesso si raffredda, capito amore? Ok, aspetta, proviamo questo. No, ma perché sono rotti?
si monta. E mo? Niente, poi le unisci. Queste sono unite. Oh, finalmente si comincia a ghiacciare, perché ti ho messo il ghiacciolo dentro. C'è qualcuno fredda qui? Grazie. Un momento. Come sta succedendo? Sì. Ok, dai. Guarda, solo questo è intero. Va bene. Ok. No, questo pure. Dove sono i pezzi? Così e così, giusto? Poi lo unisci. Non è un problema. Basta che trovi giusto l'equilibrio. Ok. Ok. Abbiamo questo qua per adesso che è l'unico intero. Ok. Ora andiamo a prendere la nostra panna montata e dentro ci dovevo andare a mettere i Kinder Bueno, giusto? Ok, quindi prendo i nostri Kinder Bueno e li metto all'interno della panna montata? No, non so. Non so la ricetta. Mettili dentro. Direttamente dentro. Vado a mettere qua dentro. Posso? Ok, così? Sì. Ok. Da entrambi le parti. Con due Kinder Bueno ci fate un ovetto solo. Lo dico già. Quasi due. Comunque è una bella prestazione, sempre deve essere, se vedete se vede meglio. Ecco. Così se ragioni. Ti lascia posto anche per la panna, amore mio. Cioè, dove metti la panna adesso? Cosa? Vai, metti qua. Mamma mia. Secondo me viene buono, chiaramente. Quello lì non mi convince proprio niente. Mamma mia, ma che precisione. Sono un esperto in cucina. Infatti in questo video la madre non c'è. No, devi fare il collante, no? Lascia, non ti preoccupare. C'è il buco, cade. Ah, mamma, un po' di lotto. Poi dobbiamo mettere stecchino, giusto? Lo stecchino adesso va messo. Per così. Andiamo a mettere esattamente qui sopra. Così? Così va bene? Sì. Dici? Pure più avanti. Così? Ok. Ok. Ora? Ora? Copriamo. Copriamo. Con questo? No. Come no? Ma non con quello. Non ti preoccupare. No, no, è uguale. No, è orribile. È proprio brutto. No, fa schifo, Alice. Ok. Che? Che? Hai buttato il materiale. Come zitta, l'hai buttato. Vabbè, ragazzi, andiamo a chiuderlo con un altro uovo. Non toccare perché si sta rompendo anche quello. Ok, e questo ora? Ha senso. E adesso si mette nel freezer, no? Questo. Questo è uguale. Sta un po' morto. È mortissimo. Non è mortissimo. Mamma, scusami, Cioè, ragazzi, guardatelo. È morto. È morto. Io non vedo. Non muore nessuno da fame se muore. Guarda, è morto. Picca stecchino. È morti. Mamma. Questo me lo mangio io. È morto. Sì, vabbè, ok. Vabbè, abbiamo fatto la nostra uova. Questo, ragazzi, sarebbe bello. Vabbè, facciamo finta che è morto nel magazzino. Oh, questo è il risultato. Questa è la più bella, questa me la mangio io. Questo è col più brutto. Mangite. Ora andiamo a mettere nel freezer per ben 3 ore, giusto? Per sicurezza. No, 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 non lo toccare. No. Che è successo? Prendiamo le nostre ovette. Ferma. Ma che sei matta? Dammelo. No. Così. Piano. No. Mamma, per favore, non le far cazzo. Sta buona. Mamma, Cristo sa. Mamma, ti giuro, mi sta venendo nervoso perché se adesso me la fa. Ma vabbè, buttiamo questa, non ci serve più. Poi mi passa. Mamma mia, lì sempre in mezzo. Dai, su, su. Le nostre uova sono state messe in frigo. Quella più bella è lì. Questa è quella. E questa qua è quella di mamma. Buona. Chiudiamo il freezer. Chiudiamo. Mo' il frigo. Detto questo, noi ci becchiamo tra 4 ore. Come mai? Sono passate più di 48 ore. Esattamente. Quindi sono più di 48 ore che questi gelati stanno in freezer. Questo significa che ora come ora o è venuto perfetto o è venuto perfetto. Questo è il nostro gelatino. Questo è il risultato del nostro gelato al Kinder Bueno. Guardate, ancora esce il fumino. Secondo me sa di uova al cioccolato e Kinder Bueno. Allora assaggiamo. Proprio buono. Sai, il Kinder Bueno proprio cremoso. Ma fa buono. Come no? Ce l'hai il mio. È buono, eh. Buonissimo. Quanto no. È carino così. Il test, ragazzi, è completamente riuscito. Io non amo il gelato, però questo è proprio buono. Buono, ma fa finire il pupo.
È una merenda fresca, anche per le feste è carino. Molto veloce. Sì. Veloce. 3 ore. Ma dentro uno può mettere, volendo, anche altre cose, Nutella. Scusa, un pochino di limone? Sì. Perché lo stecchino è il gelato al limone. Eh no, perché abbiamo messo anche il gelato al limone. Esatto. E così più, ma poi possono fare vari gusti, puoi fare anche alla fragola, con tutto dentro. Basta che metti panna, frutta, al melone, alla fragola. Io c'è un applauso. Sacco buono. Sì. È divertente. Complimenti. Complimenti allo chef, un applauso. Gli ingredienti? Aspetta, come avete visto prima, sono molto semplici, sono giusto 5-6 ingredienti, ci vuole veramente poco. Ci vuole un pochino di abilità ad aprire le uova e non spaccarle, peccato che le nostre erano già spaccate, quindi c'è stato poco da fare. Con il caldo, perché le abbiamo portate in macchina e si sono sciolti, vanno messi in frigo. In freezer pure. Sì, in freezer dovevamo metterle un'oretta. Comunque, mi raccomando, se volete un altro video dove realizziamo qualsiasi altro cibo che scrivete qui sotto nei commenti, raggiungiamo almeno 25.000 like. Detto questo, io e il mio gelato vi salutiamo, vi mandiamo un grande bacio e vi ringraziamo per aver visto il video fino alla fine. Mi raccomando, seguitemi su tutti quanti i miei social network, link qui sotto in descrizione. E niente, noi vi mandiamo un grande bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, peace.